Riassumendo le operazioni descritte nell'ordine cronologico di esecuzione dovranno essere smagnetizzazione, purezza, geometria, convergenza statica e dinamica, tracking, controllo del bianco. Molto spesso il cinescopio tricromico viene utilizzato montato su televisori commerciali. In questi per motivi economici, esso viene pilotato con i segnali di differenza cromatica e con il segnale di luminanza, cioè adesso viene affidato l'ultima operazione di dematricizzazione. In questo modo, infatti, quando mancano i segnali cromatici, il cinescopio risulta in grado di riprodurre ottime immagini in bianco e nero. Durante la riproduzione delle immagini a colori, perché questa qualità venga mantenuta, occorre che sussista un perfetto equilibrio tra il livello dei segnali di differenza cromatica e il segnale di luminanza. È necessario a tal fine regolare anche il comando relativo, generalmente indicato come croma, operazione quindi che va ad aggiungersi alle altre precedentemente.